Appassionati non di modellismo, bentornati sul mio canale. In questo ennesimo episodio di questa serie quasi infinita andrò a realizzare i supporti per il cofano motore. Inizierò la costruzione praticando i fori dove si agganceranno i supporti. Dopo aver rilevato le misure necessarie, iniziano a intagliare del plastica, spesso mezzo millimetro, per ricavare la forma desiderata. Purtroppo, quando ho provato a posizionare le staffe, mi sono accorto che la posizione dei tubi di raffreddamento dei freni era completamente sbagliata e non mi permetteva di posizionarle nel modo corretto. A questo punto non avevo molta scelta. Ho chiuso i fori con dello stucco e ho ricostruito i tubi. È stato un lavoraccio, ma non potevo fare altrimenti. Se volevo posizionare le staffe, era l'unica strada percorribile. Anche questo significa modellismo.
risistemati i radiatori, ho potuto finire la costruzione delle staffe con dei tondini di plasticard. Finita la costruzione della verniciatura, incolliamo tutti i particolari al modello e vediamo se tutto torna come dovrebbe. Per raccordare i tubi alle prese d'aria ho utilizzato dei pezzetti di guaina termorestringente che avevo precedentemente termoformato. E anche questa parte della vettura è finalmente finita. Avrei voluto andare più avanti con la costruzione, ma purtroppo il fatto di dover rifare tutto il lavoro dei tubi mi ha rallentato parecchio. Ci vediamo nel prossimo episodio e ricordate che collezionare scatole è divertente, ma collezionare modelli lo è molto di più. Ciao a tutti!